siamo ritornati per farvi ancora una volta compagnia e darvi ulteriori scoop. Cari lovers in latte giusi, benvenuti nel nuovissimo video, il primo del 2020. Avete passato bene le feste? Speriamo di sì, noi sicuramente. Ma non siamo qui a parlare delle feste, siamo qui a parlarvi di una notizia che la buona Giusi ha scovato e adesso vi riportiamo. Ragazzi, siamo qui a parlare di un personaggio televisivo assente da anni dal panorama televisivo. Parliamo di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso sono anni che non si vede in TV, sono anni che non presenta una trasmissione, sono anni che io sparo boiate. Ragazzi, cosa sta per succedere? Cosa sta per succedere? Non ve lo dico io, ve lo dice la Giusi. Ma sì, Barbara D'Urso condurrà un nuovo Sanremo. Badate bene, non il Sanremo della Rai che ormai è arrivato alla 70esima edizione, mi sa, ci siamo quasi, ma proprio un nuovo Sanremo targato Mediaset. Quindi nuovo programma, nuovo conduttore direte voi. E chi ha deciso di far presentare questo nuovo programma Mediaset? A lei, che già ci tritura che già è presente in televisione 7 giorni su 7. Ma no, facciamogli fare un programma in più, perché magari si annoia, no? Comunque il 2020 sarà un anno faticoso per Barbara D'Urso. Alla conduttrice napoletana con grande probabilità verrà affidata la conduzione di una kermesse musicale targata Mediaset, come vi abbiamo detto poc'anzi. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Barbara D'Urso sta finendo di godersi le sue vacanze natalizie di fino anno, eccetera, eccetera, di fino anno. Però il 2020 sarà per lei ricco di lavoro, ricco di sorprese per la stracanovista Mediaset. Ma sì, perché se il 2019 le ha portato un nuovo programma serale live, non è la D'Urso, il 2020 potrebbe realizzare il grande sogno della conduttrice di punta di Canale 5. Ebbene sì, perché per i pochi che ancora non lo sanno, da sempre Carmelita non ha mai nascosto la sua passione per il Festival di Sanremo e il suo desiderio implicito di condurre la trasmissione televisiva. Un sogno che non si è mai realizzato fino ad oggi e che sembra essere impossibile, visto che la D'Urso non ha grandi rapporti con la Rai. Ebbene sì, perché ok, la D'Urso vuole fare Sanremo, ma la D'Urso non va molto d'accordo con la Rai, nemica di Mediaset. Ma non c'è problema, ci ha pensato Mediaset a risolvere la situazione. Ma avete notato in questo periodo come i conduttori della Rai si stiano spostando in quel di Mediaset? Fateci caso! Tutti quelli che non vogliono più il Rai sono stati messi dentro un grande fratello VIP e di là state a vedere che un contrattino Mediaset ci sarà. E come se ci sarà! Mamma mia, sagace questa donna, che ne sa una più Bertoldo. Ma secondo voi, come potrebbe realizzarsi il grande sogno di Barbarita, Carmelita, Dulcita? Secondo le indiscrezioni del settimanale Vero, badate bene, abbiamo il settimanale, ripeto, Vero, che comunica che Mediaset avrebbe in mente di creare una kermesse alternativa al Festival di Sanremo. Ma sì che ne vedremo delle belle, signori e signori! E se lo dice una rivista che si chiama Vero, sarà vero, se no si chiamava falso. Come verissimo! Perché soltanto Pamela Prati dice le bugie al verissimo! E badate bene, ragazzi, il primo ospite del Festival di Sanremo targato Mediaset, sapete chi sarà? Mark Caltagirone! E la boiata del 2020 l'ho detta! Comunque, un programma musicale con diversi cantanti in gara al momento sul programma c'è strettissimo riserbo, ma noi non appena abbiamo qualche notizia saremo qui prontamente a dirvelo, perché Natte e Giusi soddisfano i vostri tutto, i vostri sogni, la vostra curiosità. Ragazzi, ma che mondo sarebbe senza Natte e Giusi? Siete d'accordo con noi? Dimostratecelo, qui sotto c'è un bel pollicione da spollicciare, spollicciatelo, scrivete nei commenti tutto quello che vi passa, però no, andiamo avanti. Non è stata resa infatti nota né la location né come si svolgerebbe la gara. L'unica certezza sembra essere che la conduzione appunto andrebbe a Barbara D'Urso nella primavera del 2020. E signori e signori, ci siamo molto molto vicini. Ma non è che veramente le persone non guarderanno il Festival di Sanremo? Raga, cioè il Festival di Sanremo ormai quanti anni sono che va avanti? E poi non è un problema quello, perché può andare avanti anche 100 anni, ma rinnovatevi. Ci avete fatto caso? Le canzoni in gara al Festival di Sanremo sono sempre tutte uguali.
l'amore, la luna, il sentimento, manca solo Gemma Galgani, guarda! Comunque, perché Mediaset, tra le tante conduttrici che ha a disposizione, andrebbe ad aumentare il carico di lavoro a Barbara D'Urso, già protagonista di altri 3 programmi e che non appena prenderà il via il Grande Fratello, diventeranno ben 4! Sì, perché vi ricordiamo che ci sono conduttori Mediaset che stanno soffrendo perché vorrebbero fare un programmino, vorrebbero presentare qualcosina. Invece no, a questa donna, per carità professionale al massimo, ha già 3 programmi all'attivo, più 4 quando inizierà il Grande Fratello normale. No, ma diamogliene un 5! Mamma mia, è proprio vero che non ci sono le mezze misure? La risposta è semplice: la D'Urso in questi anni ha dimostrato all'azienda il suo talento, la sua tenace, oltre al fatto di essere un'instancabile lavoratrice. Ma soprattutto anche al fatto di essere una delle poche presentatrici del panorama televisivo in grado di gestire una diretta anche in situazioni di difficoltà. Oltre ad essere ovviamente amata dal grande pubblico. Perché ragazzi, bisogna ammetterlo, Barbara D'Urso in molti la amano, in molti la odiano. Però c'è da dire che quando lavora, ovvero quando presenta, non la ferma nessuno. Può anche venire giù lo studio, lei va avanti come una macchina da guerra. E questa è molta professionalità. È per questo motivo che Mediaset la tiene in considerazione. Tutte doti che farebbero sicuramente partire con grande vantaggio la nuova gara musicale, signore e signori. Ma secondo me questo nuovo progetto andrà benissimo, perché Barbara D'Urso riesce anche in diretta a tenere bene monitorate tutte le situazioni che si vanno a creare, gli imprevisti. Lei è molto brava, sa, è una donna di pugno ferro. E già mi immagino qualche mese prima dell'inizio di questa nuova trasmissione la Barbara D'Urso comincerà a striturarci ad allietarci con questa notizia. Già me la vedo a pomeriggio 5: seguitemi nel nuovo Sanremo, a domenica live: seguitemi nel nuovo Sanremo, a live non è la D'Urso: seguitemi nel nuovo Sanremo. E inevitabilmente, anche se tutti la criticheranno perché diranno mamma mia Barbara D'Urso sei sempre in mezzo con il prezzemolo, alla fine però si rivelerà un successo. Ma appunto, vediamo nel dettaglio le indiscrezioni che sono uscite sul settimanale, quello che vi abbiamo detto prima, vero. Quindi devo fare la voce da settimanale vero, ok. L'anno prossimo Barbara D'Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello, ma anche una nuova manifestazione musicale, che potrebbe essere la versione Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret la location del grande evento. Ah, non è Sanremo, La rivista sembra quindi essere certa di questo nuovo progetto e della sua conduzione. Non ci resta quindi che attendere altre news riguardo l'argomento, anche se con grande probabilità, come ve l'ho già detto, sarà proprio la stessa D'Urso a scartavetrarci Maroon 5 con questo nuovo programma. Quindi bisogna solo aspettare. In questo modo Barbarella sarà costantemente presente in TV, e se il programma fosse messo di sabato la D'Urso non avrebbe più nemmeno un giorno di riposo. Ma io sono convinta che lei già non ce l'abbia più un giorno di riposo, perché lei sta là dentro e forse dorme anche dentro gli studi Mediaset, perché la preparazione è tutto trucco parrucco, vestiti a destra a sinistra. Cioè sicuramente Barbara sarà negli studi Mediaset. E vi dico anche un'altra cosa, forse ve l'ho già detta: nelle vacanze dove è andata Barbara D'Urso? È andata a Mediaset. Però quale? Quella spagnola, signore e signori, quindi ci sarà anche un'altra novità a Telecinco! Ragazzi, non ci facciamo mancare niente, voglio dire, ha dei giorni di vacanza, sì, per carità le ha girate anche un po' intorno al mondo, dopo ve lo diciamo, ma ha pensato bene di fare una capatina anche a Mediaset Spagna, giusto per vedere cosa fanno i suoi colleghi, Ci manca solo che gli danno un programma in spagnolo, guarda, ci manca solo questo! Ma in attesa di sapere qualcosa di più su questo festival musicale e sul Grande Fratello, di cui abbiamo solo la certezza del fatto che si terrà nel 2020, la D'Urso si gode le vacanze. Barbara infatti per riposarsi dalle fatiche lavorative è volata in Spagna a Madrid, come aveva già detto la buona Giusy. Dopo la tappa spagnola poi la D'Urso ha scelto il caldo, ma come non amare il caldo? È una meta esotica per uscire rigenerata e prepararsi per le nuove fatiche del 2020. Sì, perché a questo punto vorrei aggiungervi un gossipino. La D'Urso è andata, dopo la Spagna, a Dubai col suo amico Jonathan, avete presente, no? Ok, per farvi capire alcuni giornalisti cosa fanno. Praticamente erano in giro per il deserto con la macchina e la macchina si è fermata. Il giorno dopo i giornali: grave incidente per Barbara D'Urso, terribile notizia, manco l'avessero rapita quelli dell'ISIS, non lo so. In realtà si era solo fermata la macchina, e anche questo è il motivo per il quale noi abbiamo evitato di darvi questa notizia, perché ragazzi, sarà il caso di esagerare così. Comunque, questo è questo.
Questo è questo. comunque, questo è quanto. Comunque, io prima di concludere voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto che sentivano la nostra mancanza. Ringrazio in particolar modo chi mi ha fatto i complimenti per il nuovo look. Ringrazio chi ci vorrebbe vedere o a Striscia la Notizia o da Chiambretti. Beh, vi svelo una cosa, il mio sogno veramente sarebbe quello di dare gli scoop in anteprima direttamente dalle trasmissioni, avere, cioè non andare in trasmissione perché non mi piacerebbe, dico la verità, però avere gli scoop direttamente dagli autori o del Grande Fratello o delle varie trasmissioni. Questo è il mio sogno, chissà se si avvererà. Chissà, l'importante è sperare, perché molto spesso i sogni sono desideri. Ma soprattutto per darvi le anteprime a voi che ci volete bene e ci seguite da tanto. E prima di chiudere, voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che mi hanno fatto i complimenti per il mio nuovo taglio di capelli. Avete visto? Volevo fare le mesh, ma dopo no, ho detto sono un po' troppo pretenziosi. Allora, vabbè, facciamo perdere, va? Ragazzi miei, comunque questo è quanto. La notizia ve l'abbiamo data, la rana e la fava ve l'abbiamo raccontata. A questo punto tocca a voi. Io volevo dare a tutti quanti gli auguri di buon anno. Non siamo riusciti manualmente a darli a tutti perché veramente siete tanti. Però vi auguro con tutto il cuore che questo nuovo anno vi porti tanta tanta fortuna e felicità. E se volete passare un 2020 strepitoso, sapete cosa dovete fare? 1. Mettete un bel mi piace sotto questo video. 2. Registratevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti. 3. Se reputate questo video degno di essere visto da più persone possibili, condividete! Ciao! Ciao Barbarella!